lati. Avanti con il doppio forno, i 5 Stelle all'indomani del primo giro di incontri con gli altri partiti rilanciano la disponibilità a dialogare con tutti. Abbiamo trovato intese sui temi, commenta Di Maio, sia a destra sia a sinistra, anche se va registrata l'assenza del PD al tavolo. Mentre Bugani, consigliere comunale a Bologna, vicino ai vertici, smentisce indiscrezioni di stampa su un presunto piano grillino per il governo, il passo indietro di Di Maio e l'accordo col PD dopo le consultazioni. La forma, ripetono nel movimento, resta la convergenza sui programmi e non è un caso l'apertura di Toninelli alla flat tax, purché, avverte, sia costituzionale e includa i poveri. Ma nei rapporti tra movimento e centrodestra i nodi sono due, il veto su Forza Italia e la premiership, su cui Di Maio non ha intenzione di mollare. Gli italiani non vogliono più sentir parlare di premier e di governi non votati da nessuno. Il Movimento 5 Stelle, col suo candidato premier Luigi Di Maio, ha ottenuto 11 milioni di voti col 32% dei consensi. Noi vogliamo mantenere questa volontà popolare per risolvere subito i problemi dei cittadini. Per la formazione del nuovo governo si rispetti la volontà popolare, dice Davide Casaleggio al Corriere, non temiamo di tornare al voto, mio padre sarebbe stato contento per l'elezione di Fico e orgoglioso del metodo portato avanti da Di Maio.